Prima di scandalizzarci sul risultato, che è netto e clamoroso, io vorrei un attimino analizzare la partita, perché io sono d'accordo che, come dice tantissima gente, anzi forse tutta la gente, Livorno ha fatto capi, che è vero, ha fatto capi, Marziano Tempo. Insomma, la voglio analizzare perché ci sono tante cose che comunque secondo me hanno influenzato l'andamento e poi il risultato finale della gara o della partita. Allora, praticamente, per chi non l'avessi visto, il primo tempo Livorno non giocava affatto male, anzi, non ti dico che giocava del Frosinone, vero no, però se la, si può dire, se la giocava col Frosinone, perché comunque tutte le squadre volevano fare punti, e volevano, cioè volevano fare gol e poi poter fare punti. E Livorno, credetemi, ha avuto tante chance di poter fare questa serie. E la partita è stata influenzata da una persona, direi, nel primo tempo, ovvero dall'arbitro. Io non sto difendendo il Livorno perché ha le sue colpe sul fatto del risultato e della sconfitta e di come ha giocato il terzo tempo, ce l'ha le sue colpe il Livorno. Però, cari miei, io sto riferendo a tutti quelli che appunto criticano il Livorno, ha fatto ca, devi sapere che il primo tempo il Livorno non ha giocato affatto male, perlomeno dal mio punto di vista, anzi, non ti dio bene, però se la giocava come ho detto prima, con Frosinone. Il primo tempo, allora, innanzitutto, va bene, è vero, alla fine stavi sul 2-1 per loro, però il primo tempo sei stato in vantaggio, hai rischiato di farne un altro. Con Cutolo, non so se avete visto l'azione, vabbè. Non hai avuto un rigore netto, perché era netto, ve lo si svantaggiato, perché era, se è un rigore vero, io non so come cazzo, da cosa vedono, se è rigore o no, quello era clamoroso. E ultima cosa, il gol, il secondo gol di loro, quello di Dionisi, era fallo, anche quello clamoroso su Bernardini. E fra l'altro, parentesi, non è che lo dico solo io. Oddio, lo stronzo, io lo dico, no, addirittura io lo guardo su Sky, e addirittura i commentatori sono, penso, il 99% delle volte contro Livorno, perché tanto è così, te le gufano, bla bla bla, e ti hanno dato ragione, anzi, mi hanno dato ragione. E quello voglio dire in conclusione, cioè in conclusione, per quanto riguarda il commento che tutte le volte dite voi sul fatto di aver mangiato Livorno, ha fatto cadere di va, è che ti dico, è vero, c'è tempo, e Livorno ha fatto cacare, che ora, tra virgolette, analizzeremo. Ma il primo tempo, se pensate che Livorno, non pensate che Livorno aveva fatto così tanto cacare. Il problema è stato appunto il primo tempo, che la partita era già stata influenzata, e bene o male, non ti dico che avevi capito come andava l'andazzo, però, cioè, si può dire, avevi capito comunque l'arbitro da che parte stava, mettiamolo così, eh. Infatti, fra l'altro, l'arbitro, e lì secondo me è cambiata proprio la partita, quando era il terzo tempo, è successo di tutto. È successo di tutto perché Lambrughi, che si era fatto ammonire il primo tempo, è stato espulso perché ha fatto un fallettino, ma forse anche da un po' da stupidi, però a parer mio non lo dai se uno giallo per una cosa così, lo dai per un fallo più netto, proprio di magari una ripartenza, la te lo fermi, dici di quello è il fallo lì, si può dire, ho evitato di far ripartire la squadra, era giusto dal cartellino, ma un fallo così era da dire sì, fallo, fischio, giù, si riparte, non dal giallo. Anzi, il secondo giallo e l'espulsione lo fanno da fuori. Anche perché ci ha messo in difficoltà. Infatti, da lì, grazie arbitro, gli sto facendo un casino, però spero che capiate quello che voglio dire. E da lì la partita è cambiata completamente. È cambiata completamente e Livorno ha fatto cacare. È lì che cominciava a far cacare, come dite voi. Fa cacare, ma cosa pretendi d'altronde? In 10, Frosinone. Frosinone, tifoseria. È una bella tifoseria comunque, Frosinone, che incitava, perché lo sentivi comunque, corri, di va. Cosa pretendevi di fare? Poi fra l'altro, ora vi sono scelte che ognuno poi le può condividere o meno, io non le condivido assolutamente, fra l'altro perdi, e posto magari sei in 10, e poi sì, vabbè, ormai tanto tutto per tutto, per cercare di magari avere fortuna e fa un go, posto di mettere un attaccante o qualcosa, per, diciamo per appunto aggredire, insomma sull'offensiva, te va a fancare la bigonella e metti gemiti, però parti questa sapere, sta riferita a Gualtieri. Cosa pretendevi di fare tra questa serie? Dispiace che il risultato sia stato così ampio e giustamente uno che vede i risultati fa boia. Sì, tanti, 5 sono tanti. Però in conclusione, quello che voglio dire, mi scuso se sono stato un po', non dico ripetitivo, però mi sono un pochino impappinato, ho fatto discorsi che magari sono un po' incasinati, però ripeto, spero che abbiate capito quello che vi voglio dire. È che Livorno, non dico ha giocato bene, però non ha nemmeno giocato così male. Come dite voi, e come ha fatto il suo tempo, ripeto per la 15ª volta, è logico che vai a fare così. Poi fra l'altro vi stanno i Frosinone, e gioca anche di molto bene, è una squadra che ha
chiamiamolo feeling, si vede, c'ha il gioco, c'ha tanta roba, e d'altronde per quanto tu possa essere forte in 10, sì, laggiù, e non è semplice, si è visto. Niente, questo era solo quello che volevo dire. Volevo dire un po' parole, lo dico un'altra volta, per sintetizzare. Livorno non ha giocato bene, però non ha giocato nemmeno malissimo. Il risultato è stato giustissimo, perché è vero, il Frosinone ha meritato di fare tutti quei gol e ha meritato assolutamente la vittoria, ma questa vittoria, secondo me, è stata influenzata dalle scelte arbitrali. Scelte arbitrali che per l'ennesima volta, sì, per l'ennesima volta, sono a sfavore nostro, perché tanto è sempre sia a favore degli avversari. Non so se siete d'accordo o meno su questa mia opinione, su questo mio commento. Niente, quindi diciamo che l'analisi per quanto è stata di merda, perché comunque l'ho fatta di merda, perché come ho detto prima mi sono un po' impappinato, incasinato, è questa qui. A livello di commento l'ho ridetto, e una cosa che comunque ci tenevo a dire è che secondo me questa volta, anche se non lo dico male, lo voglio di uguale, il peggiore in campo del Livorno, perché lo voglio dire perché mi è dispiaciuto, è stato secondo me Bernardini, non tanto perché ha fatto five, e dicevamo proprio anche per come si è comportato durante tutta la partita. E niente, mi gira un po' coglioni, perché era una partita importante, eri terzo, ora bisogna vedere comunque come vanno le altre partite. E niente, ora si gioca a casa contro il Perugia la prossima, questa è la partita, vediamo un po' di, siamo in casa, di tirare fuori i coglioni e riprenderci subito. Via, detto questo, non c'ho da dire altro. Veramente mi dispiace per come è andata la partita. Perché si era partiti bene, secondo me. Niente, via. Detto questo, appunto, alla prossima, al prossimo video. Ciao a tutti.